Warren Buffett, il più grande investitore al mondo. Il metodo Warren Buffett ha delle ottime recensioni online. Io personalmente ho deciso di acquistarlo perché ho letto un bell'articolo riguardo al libro sul blog Fondo Marianna. A proposito, consiglio a tutti di mettere un mi piace alla pagina, che trovate tranquillamente in Instagram. È tenuta da un ragazzo molto giovane, un grande fan di Buffett, e posta degli articoli davvero interessanti sul mondo degli investimenti. Tornando a noi, il libro è stato scritto nel 2014 da Robert Hagstrom e descrive la vita di Buffett a 360 gradi, partendo dall'infanzia alla sua formazione, ai suoi più grandi successi fino ai giorni nostri. Quello che voglio condividere con voi oggi del libro sono i tre criteri fondamentali che hanno reso Buffett l'incredibile investitore che è tutt'oggi. Prima però due o tre spunti molto interessanti che si trovano nelle prime pagine del libro e che riguardano la sua vita. Warren Buffett è nato ad Omaha nel 1930. Suo papà era un operatore di borsa, lavorava in banca, e Buffett passa la sua infanzia nei suoi uffici. Probabilmente anche grazie a questo che già all'età di 7 anni inizia la sua carriera imprenditoriale. Inizia a vendere delle gomma da masticare, delle cicche sulla veranda di casa, fino a passare a comprare delle lattine di Coca-Cola, 6 lattine di Coca-Cola a 25 centesimi, per poi rivenderle a 5 centesimi l'uno a porta a porta, un guadagno praticamente del 20%, presumo netto, non credo che le dichiarasse all'epoca. Dopo questo, Buffett a 11 anni decide di acquistare la sua prima azione, la City Service Preferred. Così sicuro del suo investimento, convince anche la sorella, ma le cose non andarono come previsto. L'azione si deprezzò moltissimo e sua sorella non faceva altro che tutti i giorni ricordargli della perdita che stava andando incontro. Quando il prezzo tornò a pari, Buffett vendette tutto e si mangiò subito le mani perché da lì a poco le azioni schizzarono alle stelle. Dopo di questa esperienza, tornò a fare l'imprenditore. Ricordo che a 13 anni inizia a comprare dei flipper e a metterli in alcuni bar e di negozi di barbieri in cui i clienti con delle monetine potevano giocare. Da lì a poco inizia a crearsi una rendita passiva di 50 dollari la settimana. La sua idea non era quella di andare a fare l'università, ma fu costretto dal padre. Si laurea a pieni voti a 20 anni e torna a Omaha. 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 Vedete voi come chiamarlo, non l'ho mai capito, nemmeno io. In biblioteca torna a appassionarsi al mondo finanziario quando legge The Intelligent Investor, il libro di Benjamin Graham. Decide di trasferirsi a New York, iscriversi a un suo corso e seguire le lezioni di Graham. Si approccia così al value investing. Torna dopodiché a Omaha e fonda la Buffett Partnership, e il suo obiettivo dichiarato era quello di battere il Dow Jones del 10% all'anno minimo. La Buffett Partnership rimase in vita 13 anni e al termine Buffett riconobbe agli investitori un rendimento superiore al 700%, quando invece il Dow Jones fece solamente il 120%. Chiuse la Buffett Partnership perché aveva l'idea di creare un fondo di investimento quotato in borsa. Acquistò così la Berkshire Hathaway, una società che diventerà una holding finanziaria. Da lì in poi il resto è storia. Il successo di Buffett deriva da tre criteri fondamentali che utilizza. Il primo criterio è un maxi categoria di 12 fattori fondamentali ed immutabili nella valutazione del business. Dobbiamo sapere come guadagna la società. Nel video scorso ho parlato di McDonald's, che non è scontato che guadagna solamente dagli hamburger, infatti guadagna anche dalle proprietà immobiliari, quindi bisogna sapere da dove arrivano i soldi. Punto numero due, l'azienda deve essere coerente, quindi deve avere un passato in cui ha sempre fatto la stessa cosa e quella cosa lì ha generato valore. Faccio l'esempio di Coca-Cola, che è da più di 100 anni che vende lattine di Coca-Cola e genera utile. Il terzo criterio per valutare un business è che l'azienda deve avere un obiettivo dichiarato nei futuri 30 anni. Bisogna valutare anche il management, quindi quarto punto, avere dei manager razionali. Per razionali che cosa si intende? Quando non sanno dove andare ad investire la liquidità che la nostra società genera,
devono staccare il dividendo, quindi devono dare questa liquidità agli azionisti. Quinto punto, i manager devono essere trasparenti. Come facciamo a capirlo? I bilanci devono essere comprensibili. Se noi leggiamo un bilancio e non capiamo cosa vuole fare il manager, cosa vuole fare la società, allora c'è qualcosa di strano. Infine, sesto punto, un manager non deve per forza seguire la massa, anzi non deve seguire la massa ma andare per la sua strada. Entriamo nei criteri finanziari. Per Buffett è importante guardare prima di tutto il ROE, quindi il return on equity, guardare i redditi operativi, perché è da lì che si valuta il core business di una società. Ottavo punto, bisogna eliminare le spese che non servono, e questo lo deve fare il manager, per cercare di aumentare il margine di profitto. Nono punto, entriamo un pochettino più nel dettaglio, ed è un indice che Buffett utilizza e ha coniato proprio lui. Si chiama dell'indice of their earnings, è una variante del flusso di cassa in cui si va a sommare all'utile netto gli ammortamenti, le svalutazioni, i deprezzamenti, ma si vanno a sottrarre il capex. In parole povere, il capex che noi dobbiamo andare a sottrarre sono quei costi futuri che l'azienda dovrà sostenere per mantenere il suo vantaggio competitivo nel corso del tempo. È fondamentale capire gli owner earnings per il decimo punto, quindi valutare il valore intrinseco di una società. Questo perché? Perché Buffett sconta gli owner earnings ad un tasso di interesse dei titoli di Stato americani a 30 anni. Buffett considera un'azione come fosse un'obbligazione, gli owner earnings sono le cedole, quindi attualizzando le cedole future riusciamo a trovare il valore intrinseco della società, confrontandolo con la capitalizzazione riusciamo a capire se c'è un margine di sicurezza, e il margine di sicurezza è l'undicesimo punto. Fondamentale per Buffett è avere un margine di sicurezza di almeno il 25%. Poi ognuno di noi potrà avere il margine di sicurezza che preferisce. Dodicesimo punto, ultimo dei 12 criteri, è un punto molto bello, suggestivo, che non avevo mai letto, è la regola del dollaro. Ve lo faccio con un esempio molto... prendiamo questo. Supponiamo, quello del video scorso, supponiamo che io venda libri. La società Davide è valutata 10.000 euro alla fine dell'anno e attraverso la mia attività di venditore di libri ho generato 2.000 euro di utile netto. Questi 2.000 euro qua decido di destinarne 1.000 come dividendo ai miei azionisti e 1.000 decido di trattenerli per reinvestirli nella società e l'obiettivo di creare più utile l'anno successivo. Va avanti l'anno, io faccio sempre il mio business, vendo sempre i miei libri, arrivo alla fine dell'anno che ho prodotto ancora 2.000 euro di utile e il mercato mi prezza ancora 10.000 euro. Cosa vuol dire? Che io i 10.000 euro che ho incorporato, che mi sono trattenuto, li ho un po' bruciati, non ho creato valore per i miei azionisti. Naturalmente bisogna guardarlo su un orizzonte temporale di almeno 5 anni, quindi non un anno ma fra 5 anni sono ancora a 2.000 euro di utile netto, non ho creato valore per i miei azionisti. La regola del dollaro, in poche parole, è che il valore di aumento in borsa deve eguagliare almeno gli utili non distribuiti. Se più, meglio, ma mai meno, altrimenti il manager sta bruciando valore, sta bruciando soldi. Questi 12 fattori che fanno parte del primo punto che hanno reso celebre Warren Buffett devono sempre essere considerati nella scelta della società in cui investire. Gli altri due punti sono un pochettino più famosi. Uno, base, è che quando ci approcciamo ai mercati finanziari dobbiamo avere pazienza. Una volta applicati i 12 punti bisogna investire e avere pazienza. Buffett dice che bisogna fare dei bradipi e guardare la nostra società creare valore, sia perché il valore si crea nel lungo periodo, sia perché l'operatività ha un costo sia di transazione che di interessi che di tassazione. Infine l'ultimo punto che abbiamo già visto nel video di Munger è saper gestire l'emotività.
Buffett dice in una lettera agli azionisti di Berkshire che se non si è disposti a vedere il prezzo di Berkshire crollare del 50%, allora non bisognerebbe investire in nessuna azione sul mercato. Questo perché può capitare, può accadere. L'ultimo consiglio personale che voglio darvi è quello di non cercare di essere Warren Buffett. Quando ci si approccia al mercato azionario, la cosa più importante è quella di stare bene con se stessi. Quindi, ragazzi, c'è il sole perché è il giorno dopo. Ieri mi si era spenta la telecamera e io... Tornando a noi, dobbiamo cercare di non copiare Warren Buffett, ma trovare la nostra strada. È fondamentale. Nel complesso do un voto 8,5 al libro perché è molto interessante, ci sono degli spunti molto importanti, la vita di Buffett è sempre bella leggerla, la consiglio a tutti, e la regola del dollaro insieme agli over-earning sono spunti fondamentali per ogni investitore. Io ora vi saluto, lasciate un commento se vi va. E ci vediamo al prossimo video, che cambieremo un po' magari argomento, ci concentreremo su qualche altra tipologia di investimento. Ciao!